Raid vandalico contro il sindaco di Rapallo, colpite la parafarmacia di Piazza Venezia di Carlo Bagnasco ed il negozio di abbigliamento dell'assessore Elisabetta Lai, solidarietà da parte di tutte le forze politiche. Aggressione con un coltello, un uomo si è scagliato contro un gruppo di ragazzi a Santa Margherita, è stato arrestato dai carabinieri. Raffica di denunce, fine settimana di controlli, quello appena trascorso tra Chiavari e la Val Fontana Buona. Pistola e proiettili in uno scantinato, è successo a Chiavari, denunciato per detenzione abusiva di armi e munizioni un 59enne. Iniziati i lavori nel pomeriggio lungo la provinciale 23 della Scoglina per liberare e mettere in sicurezza la strada su cui versa un macigno pericolante. In mattinata c'è stato il sopralluogo della città metropolitana. Inaugurato un nuovo sportello, attivo da oggi l'Informa Giovani di Santa Margherita Ligure presso la Civica Biblioteca Vago. Buonasera ai telespettatori del TG Tiguglio, in primo piano ancora il raid vandalico a Rapallo, distrutte le vetrine della farmacia del sindaco e il negozio d'abbigliamento dell'assessore Elisabetta Lai. Si indaga per individuare i colpevoli, vediamo. Se si trattasse di intimidazione, possono sfondarmi altre 20 vetrine che non cambierò neanche di un millimetro le mie scelte. Così il sindaco di Rapallo Carlo Bagnasco all'indomani degli atti vandalici nella notte alle vetrine di negozi riconducibili a lui e all'assessore al turismo Elisabetta Lai. A essere danneggiate sono state due attività commerciali, una in piazza Cavour, l'altra in piazza Venezia, e i carabinieri indagano per capire se si tratta di atti di vandalismo o di intimidazione. Ho massima fiducia nelle forze dell'ordine, ha detto il primo cittadino rapallese. Vediamo quali sviluppi ci saranno. Solidarietà ovviamente da parte del mondo politico. Siamo vicini al sindaco e all'assessore e riteniamo che certi atti siano da condannare sempre. Una cosa è il dialogo politico, una cosa sono questi gesti meschini e inutili. Speriamo inoltre che l'ottimo sistema di telecamere possa assicurare quanto prima il colpevole alle forze dell'ordine, ha dichiarato il segretario cittadino della Lega Nord Gabriele Vecchia e i consiglieri regionali Alessandro Puggioni e Franco Senarega. L'immediata solidarietà è arrivata anche dal circolo del Partito Democratico Rapallese. Ci auguriamo che alla fine delle indagini le forze dell'ordine riescano a scoprire gli autori del fatto, nella speranza che si tratti, come già purtroppo accaduto in passato, di una idiota bravata. In caso contrario ci troveremo di fronte ad un fatto di inaudita gravità che andrà affrontato con la massima unità e fermezza da tutte le forze politiche della città di Rapallo, si legge in una nota. Personalmente non faccio parte della maggioranza comunale, ma disapprovo e denuncio questa vera e propria aggressione ad attività personali fuori dal mondo politico. Ai giorni nostri la politica andrebbe discussa faccia a faccia, nelle sedi opportune, ma si vede che c'è ancora qualche omuncolo senza attributi, che non ha il coraggio di affrontarla così nascondendosi nel buio. Tutta la solidarietà ai due politici rapallesi da parte mia e del circolo Tiguglio di Fratelli d'Italia, scrive in una nota il segretario Livio Ghisi. Vicinanza e solidarietà anche da Daniele Rezzano, portavoce e coordinatore di Progresso Ligure per Rapallo. Sono da condannare i gesti gravi subiti, dice. In questo momento non ci sono elementi per ipotizzare un attacco di tipo politico, ma rimane da condannare il gesto gravissimo. Voglio augurare un buon lavoro alle forze dell'ordine che ancora una volta sapranno individuare i colpevoli. E la notte scorsa in piazza Caprera a Santa Margherita Ligure un uomo senza apparente motivo, armato di un coltello, si è scagliato contro un gruppo di ragazzi tentando di accoltellarne uno, ma è stato colpito e scaraventato a terra. Una volta che si è allontanato è stato rintracciato dai militari e accompagnato in caserma. Identificato, si tratta di un uomo di 53 anni di origine sarda, arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e possesso ingiustificato di armi da taglio. E andiamo avanti con la cronaca. Molte denunce in questo fine settimana a seguito di mirati controlli da parte della compagnia dei carabinieri di Chiavari per un servizio di monitoraggio a largo raggio che ha visto impegnate le pattuglie anche in Val Fontana Buona. Vediamo.
Raffica di denunce durante il fine settimana appena trascorso a seguito di numerosi controlli effettuati dalla compagnia dei carabinieri di Chiavari. Le pattuglie sono state impegnate sia in città sia nelle località della Fontana Buona. Sono stati segnalati due italiani di 20 anni, notati dai militari, in un posteggio in zona Colmata Chiavari a bordo di una vettura ferma. I due, sottoposti a perquisizione personale, sono stati trovati in possesso di alcuni grammi di hashish e marijuana. Inoltre, un equadoregno è stato denunciato per lo stesso motivo, poiché nel corso di una perquisizione personale effettuata nei pressi della stazione ferroviaria era in possesso di alcuni grammi di marijuana. Inoltre, nel corso dei controlli alla circolazione stradale, complessivamente sono state denunciate altre tre persone: una donna cubana di 45 anni per guida senza patente e per documenti falsi, un italiano quarantenne per guida senza patente poiché già ritirata precedentemente era lo stesso a bordo di un veicolo, e un peruviano trovato positivo all'alcol test e all'uso di cocaina. Infine, a conclusione di indagini, i carabinieri hanno segnalato un 34enne rumeno che, fingendosi italiano, era riuscito a truffare 6 ragazze di 23 anni, facendosi consegnare complessivamente circa 1000 euro per l'affitto di un appartamento inesistente ad Amsterdam. Mentre sono stati denunciati per ricettazione dei soggetti legati ad un furto di telefonini cellulari effettuati negli ultimi mesi, poi rinvenuti e riconsegnati ai legittimi proprietari. I carabinieri di Sestri Levante hanno denunciato per detenzione abusiva di armi e munizioni da sparo un pensionato siciliano di 59 anni, residente a Chiavari. I militari hanno trovato nello scantinato di proprietà dell'uomo una pistola e 25 proiettili. E ancora andiamo nell'entroterra: spacciava banconote false un uomo, un tunisino, è stato arrestato in Valdaveto. Sentiamo i dettagli. Un tunisino di 23 anni proveniente dalla provincia di Salerno, ma attualmente domiciliato a Milano, è stato arrestato dai carabinieri e portato nelle camere di sicurezza della caserma di Sestri Levante in attesa del processo per direttissima fissato per la giornata di oggi. Il giovane, sabato scorso, è stato infatti fermato in Valdaveto mentre cercava di allontanarsi a bordo di un Alfa 159. Aveva appena piazzato banconote da 100 euro contraffatte in tre negozi, tra Rezzo Aglio e Santo Stefano d'Aveto, ricevendo resti intorno ai 90 euro in tutti i casi. Al quarto tentativo, però, ha generato sospetti in un negoziante ed in un suo conoscente, che hanno chiamato i carabinieri. I militari hanno trovato il giovane in possesso di una quarta banconota da 100 euro falsa e 1000 euro di soldi veri, probabilmente frutto della truffa. Esposto del Movimento 5 Stelle di Sestri Levante dopo il recente sopralluogo presso le gallerie di Sant'Anna per verificare lo stato di manutenzione delle opere in muratura, delle ringhiere e dell'arteria viaria. I grillini hanno scritto alla Polizia Ferroviaria di Sestri Levante, al direttore di Reti Ferroviarie Italiane Vincenzo Macello e all'assessore alle opere pubbliche Giorgio Calabrò. Nell'esposto si chiede un intervento urgente di messa in sicurezza onde evitare pericoli e seri problemi. Al lavoro intanto da oggi pomeriggio i tecnici della viabilità metropolitana per liberare la provinciale della Scoglina. Sentiamo. Subito l'emergenza, poi la soluzione definitiva. Questo quanto è emerso oggi al termine del sopralluogo da parte della città metropolitana lungo la provinciale 23 della Scoglina. Sul posto il consigliere delegato ai lavori pubblici Nino Oliveri, i sindaci di Lorsica, Aulo De Ferrari, di Favale di Malvaro, Ubaldo Crino e di Cicagna, Roberto Bacigalupo e i tecnici della viabilità metropolitana. La strada era stata chiusa venerdì scorso per motivi di sicurezza a causa di un macigno pericolante sul versante di un terreno privato. La chiusura è stata provvidenziale perché sabato dal versante è poi caduto un altro grosso masso. Ora una veloce intesa istituzionale condivisa dai tre sindaci col nostro ente ci ha permesso di far partire subito da questo pomeriggio l'intervento per rimuovere i materiali pericolanti e liberare il transito prima possibile, ha spiegato Oliveri. Nell'immediato abbiamo concordato che fosse l'unico intervento possibile, ha aggiunto il sindaco Aulo De Ferrari, e auspichiamo che poi con la città metropolitana si possa trovare la soluzione definitiva
iniziativa per la sicurezza di questa strada, molto utilizzata non solo per il traffico locale, ma anche per i mezzi delle numerose cave del territorio come accesso verso la Val d'Aveto. Macigni e ceppi d'albero instabili verranno fissati ad un cavo e sganciati dalla parete facendoli calare in modo controllato a valle. Dovremo studiare soluzioni e quantificare i costi per un intervento strutturale sulla provinciale della Scoglina. Compatibilmente con le risorse a disposizione, vogliamo cercare di rimettere in moto la macchina della città metropolitana sul territorio, individuando alcune priorità d'intesa con i comuni per le diverse zone, e questa è certamente la priorità numero uno della Fontana Buona, ha concluso Oliveri. E restiamo in zona, velocità dei 50 km orari lungo la provinciale 225 della Val Fontana Buona, questa volta ad intervenire il Movimento 5 Stelle della Regione Liguria. Si tratta semplicemente di una toppa, un problema ben più grave e urgente, la presenza sulla strada di buche, smottamenti, manutenzione scarsa o inesistente, condizioni che hanno provocato un enorme e sempre più alto numero di incidenti in Val Fontana Buona, in quella che ormai è diventata una vera e propria emergenza. Aggiungono i 5 Stelle, come movimento lanceremo una petizione in valle con cui invitiamo la città metropolitana ad eseguire immediatamente lavori di manutenzione lungo la 225 invece di rifugiarsi in nuove ordinanze restrittive. Oggi la scuola di Castiglione Chiavarese è rimasta chiusa per l'assenza di 3 bidelle. Il sindaco Giovanni Colorado minaccia una denuncia. Vediamo perché nel servizio. La scuola di Castiglione Chiavarese oggi è rimasta chiusa perché 2 bidelle sono assenti giustificate e la terza ha aderito ad uno sciopero indetto da una sigla sindacale, tra l'altro neppure presente in zona. Nel plesso scolastico oggi era presente solo personale comunale addetto alla messa e agli scuolabus. I 150 allievi sono rimasti a casa per ordine della dirigente scolastica. E il sindaco Giovanni Colorado non ci sta ed è pronto a preparare una denuncia per interruzione di pubblico servizio, forte anche del fatto di avere come vice sindaco un avvocato, Francesco Granara. «È un fatto gravissimo», ha affermato Colorado. «Ogni anno spendiamo 150.000 euro per tenere aperta la scuola. All'unanimità abbiamo deciso di incaricare un avvocato per predisporre una denuncia alla Procura della Repubblica per interruzione di servizio pubblico. La libertà di sciopero è sovrana», ha detto ancora Colorado. «Ma quando questa viene a ledere un'intera collettività bisognerebbe precettare e comunque impedire lo sciopero». Noi, conclude il primo cittadino, abbiamo fatto funzionare regolarmente il pulmino scolastico e così pure la mensa scolastica. Chi costringerà a casa i 150 alunni dovrà pagare le conseguenze. Cambiamo argomento, tesserino segna catture più snello e in formato tascabile, decisamente più funzionale rispetto a quello adottato in precedenza. Sono già pronti i tesserini, saranno a breve disponibili nelle sede degli ispettorati agrari presenti sul territorio ligure. Lo ha annunciato oggi l'assessore regionale alla pesca e sviluppo dell'entroterra Stefano Mai, in previsione dell'apertura della pesca nelle acque interne della Liguria, che scatterà il prossimo 28 febbraio. Il tesserino è obbligatorio per assegnare i quantitativi di trote pescate nelle acque libere, fiumi, torrenti e laghi. Per il nostro territorio si può fare riferimento all'ispettorato agrario di Borzonasca. Domani mattina alle 9.30 l'Auditorium San Francesco di Chiavari ospita lo spettacolo Che non abbiano fine mai, la memoria ebraica fra musica e racconti, per aiutare i giovani a ricordare, creato e realizzato da Eyal Lerner e mette in scena diversi aspetti della storia della cultura ebraica, con particolare riguardo al contesto europeo e al periodo tra primo Novecento e Shoah. La rappresentazione si sviluppa attraverso la musica, il canto e la narrazione. Saranno presenti alunni e docenti che avranno l'occasione sia di partecipare ad un progetto didattico e multidisciplinare, sia di sviluppare e realizzare idee di natura narrativa, musicale e di scenografia viva. Dice l'assessore alla cultura Maria Stella Mignone, è una proposta umanamente molto intensa che mira ad accrescere la consapevolezza sul razzismo, sulla lotta contro il male e sulla speranza dell'uomo e nell'uomo, inserendosi in un percorso ideale di educazione alla cittadinanza. L'amministrazione ha scelto di condividere il giorno della memoria
storia con gli alunni delle scuole secondarie di primo grado del comprensivo della Torre e del comprensivo Chiavari 2, oltre agli studenti delle scuole parificate Gianelli, Maria Luigia e Santa Marta, per tenere viva la memoria di quei tristi eventi nelle nuove generazioni. Ora invece andiamo nella città di Santa Margherita Ligure, dove questa mattina è avvenuta la cerimonia di inaugurazione per lo sportello in forma giovani. Vediamo. Allora, noi saremo qui il lunedì pomeriggio dalle 14.30 alle 16.30 e giovedì mattina dalle 10 alle 12. La grande novità di questo in forma giovani è il fatto di poter essere qua in biblioteca, dove daremo molto spazio ai giovani. Infatti, come si può immaginare, qua in biblioteca vengono studenti universitari e studenti delle scuole superiori, e noi abbiamo la possibilità di entrare in relazione con loro per riuscire a capire quali sono i loro interessi e a fare un po' da filtro con tutti quegli eventi musicali piuttosto che sportivi, e soprattutto con le proposte lavorative del territorio. Quindi diciamo che un po' lo scopo e l'obiettivo dell'Informa Giovani è proprio quello di fare da tramite e da ponte con la gioventù locale e capire quali sono i loro maggiori interessi per poter offrire al meglio e rispondere al meglio alle loro richieste, alle loro esigenze. Siamo lieti di poter riaprire questo servizio all'interno della biblioteca comunale, che è una struttura su cui noi puntiamo, e siamo lieti che questo servizio possa essere utile per i giovani della nostra città. E di tanto è arrivato anche un messaggio da parte del sindaco Donadoni di congratulazioni e buon lavoro ad Alberto Gigli, al direttivo riconfermato alla presidenza del gruppo albergatori di Santa Margherita Ligure Portofino. Siamo lieti di proseguire con lui un percorso di collaborazione per la valorizzazione del nostro territorio e di trovare insieme le soluzioni migliori nei limiti delle competenze di ciascuno per le problematiche della categoria. Festa di carnevale ieri a Lavagna, promossa da Arci Ragazzi Tiguglio, d'intesa con i commercianti, si è tenuta in via Matteotti. Ad animare la festa anche il locale corpo bandistico. Ecco allora un momento della manifestazione. Parliamo invece dei progetti per quest'anno dell'associazione Carol Wojtyla Onlus di Villa Spinola a Lavagna. Tra le iniziative che partiranno, le conferenze con i giovani ricercatori e un punto d'incontro con il dottor Matteo Pardini presso la sede di Villa Grimaldi. Sarà a disposizione un sabato mattina al mese per chi avesse necessità di colloqui. E poi ancora altri incontri e conferenze con altre realtà della Liguria e il progetto di idroterapia in acqua calda. Per maggiori informazioni ci si può recare presso la sede il mercoledì pomeriggio dalle 15 alle 16.30. Adesso andiamo in Val Fontana Buona perché torna lo Zucchino d'Oro. Allora sentiamo tutte le notizie, le informazioni e i dettagli con il prossimo servizio.
Torna in Fontanabuona forse la più bella manifestazione che sia mai stata ideata. Si tratta dello Zucchino d'Oro, nato agli inizi della seconda metà del secolo scorso, per copiare, diciamolo un po', il famoso Zecchino d'Oro del mago Zurlì. Manifestazione giunta quest'anno alla 49esima edizione e che continua ad ottenere un ottimo successo. Esattamente, siamo alla 49esima edizione dello Zucchino d'Oro, che appunto è stato ideato quasi 50 anni fa da Don Frugone, il parroco dei Cicagna, portata avanti negli anni poi da Don Valentino Bacigalupo insieme a Suor Romana, che molti ricorderanno qui dell'asilo di Cicagna. È una manifestazione che appunto è arrivata a quasi 50 anni, quindi un grande successo, piace molto sia grandi che ovviamente bambini, i protagonisti, grandi protagonisti di queste serate, e appunto quest'anno stiamo già preparando un grande evento per il prossimo anno per festeggiare degnamente i 50 anni di questa bellissima edizione. La manifestazione si svolge in 3 serate, il giovedì, il venerdì e il sabato. Quest'anno si terranno il 9, 10 e 11 giugno e ci sono circa 10 o 12 canzoni in gara, sono canzoni inedite scritte da autori comunque della zona. I bambini le canteranno tutte prima il giovedì e poi il venerdì, e il sabato ci sarà diciamo la rielezione, hanno tutte 10 o 12 canzoni e poi una giuria emetterà il verdetto e vi sarà una canzone vincitrice. Come diceva Sara, per l'anno prossimo stiamo organizzando la 50esima edizione, quindi chiediamo se qualcuno ha delle canzoni cantate negli anni scorsi o delle fotografie o del qualsiasi materiale di farcelo pervenire, perché abbiamo intenzione di fare una mostra fotografica. Infine ricordo che per chi volesse partecipare tutti i sabati pomeriggio dalle 15 alle 16:30 presso la canonica di Cicagna ci sono le prove, e quindi tutti i bambini dai 4 ai 13 anni possono venire e partecipare. Ed invece FIAB Tiguglio Vivimbici organizza per sabato 20 e 27 febbraio un corso di ciclo riparazione per soci e cittadini. Il corso si terrà presso la ciclofficina di FIAB a Sestri Levante dalle 14:30 alle 19:00. Le iscrizioni però devono essere effettuate entro questo mercoledì. E veniamo al calcio. In Serie B la Virtus Entella ha sconfitto il Trapani 4-0, in Serie D vince il Rapallo Bogliasco 2-1 in trasferta contro la Pro Settimo, mentre finisce in parità il derby tra Sestri Levante e Lavagnese. Vediamo il servizio. L'uomo derby è stato Giuseppe Stancampiano, che allo scadere di Sestri Levante e Lavagnese ha blindato con un miracolo il risultato sull'1-1. Il rossoblu tornano a far punti dopo 3 sconfitte consecutive. Per i bianconeri invece è il 4° pareggio di fila. La gara si apre all'8° con una conclusione di Marinai che si spegne fuori dallo specchio della porta avversaria. Trascorre 1 minuto e i corsari passano in vantaggio grazie ad un tiro di Marinai che trova la complicità di Gilli, apparso non impeccabile come nel derby dell'andata. Al 14° Lavagnese è pericolosa. Pasticcio di Dall'Osso, ne approfitta Currarino che con un pallonetto sfiora il pareggio. Al 17° ancora ospiti in avanti, palla allontanata con i pugni da Stancampiano, rovesciata di Croci, ma Bettati salva sulla linea. Al 18° si rivedono i padroni di casa con la corrente Pane che costringe Gilli a salvarsi in corner. Al 37° ancora pericolosa l'Unione. Meucci apre sulla destra per Marinai che crossa per Guitto, ma il numero 10 in rossoblu spara alto. Al 38° il diagonale di Forte termina a lato e al 43° contatto in area sestrina tra Meucci e Forte. Per i corsari è un generoso rigore concesso dall'arbitro, per i bianconeri è sacrosanto, giudicate voi. Dal dischetto l'ex di turno Avellino non sbaglia, 1-1. La ripresa si apre con una pennellata di Croci al 1° minuto e la respinta con una sola mano di Stancampiano. Al 5° si rivedono i rossoblu con Marinai, ma Gilli blocca la sfera.
Al sesto rasoterra di Curarino, Stancampiano si rifugia in corner. I corsari contengono i bianconeri, aiutati anche dal terreno di gioco in pessime condizioni, e confidano in qualche contropiede. Finché al 43esimo ecco l'occasione clamorosa del derby. Palla filtrante di un altro ex balestrero per Repetto e miracolo di Stancampiano con una parata che vale come un gol fatto. Sono veramente contento, i ragazzi volgendo da dove, l'anima, e dicevamo anche prima, se sei in difficoltà, se hai qualche assenza pesante, non tiri fuori quello che devi tirare fuori, è dura. Oggi abbiamo affrontato una grande squadra con nomi importanti, e penso che siamo stati all'altezza. La partita, voglio essere onesto, poteva finire da tutte le parti in parità, potevamo vincere noi, potevano vincere loro in un contropiede, quindi è stato un bel derby, mi piace per la gente, ma noi abbiamo portato a casa qualcosa dopo tre partite, è importante, soprattutto contro una grande squadra. Ah, io sono molto soddisfatto, noi veniamo da un momento difficile dove non riuscivamo a vincere, anche oggi non ci siamo riusciti, però direi che abbiamo creato almeno tre palle davanti al portiere, eravamo andati sotto, siamo riusciti a rimediare, abbiamo fatto la nostra partita, credo che sia stato un derby anche divertente per chi l'ha visto da fuori, speriamo di riuscire a sbloccarci, perché anche se davanti la lotta è sempre più complicata, credo che siamo ancora in corsa per riuscire a levarci qualche soddisfazione. Ma è mancata un pizzico di fortuna, perché che hanno un portiere fuori dal comune lo sappiamo, lo sanno tutti, però a volte basterebbe un pizzico di fortuna che la palla magari salta male. Abbiamo avuto tre palle davanti al portiere, Curarino poteva anche provare un uno contro uno, invece ha provato un improbabile pallonetto, è andata fuori, però non credo che siano i dettagli da andare a analizzare, credo che sia la prestazione, credo che sia la voglia, soprattutto ho rivisto nei limiti della sportività un derby importante dal punto di vista fisico su tutte e due le squadre, perciò complimenti ai ragazzi perché hanno dato vita a una partita combattutissima ma corretta. Bene, siamo arrivati così in fondo al nostro TG Tiguglio, grazie per essere rimasti con noi, vi lascio al meteo, poi tra poco Punto Sport in diretta insieme a Joel Capello, vi ricordo anche che potete rivedere in replica questa edizione del TG alle 20:20 sul canale 117 Tiguglio TV, trovate le notizie sul sito www.entellatv.net, sulla nostra pagina Facebook e su Twitter, trovate il TG Tiguglio anche sul canale YouTube e la nuova edizione del telegiornale domani alle 12:45. Una buona serata. Benvenuti al meteo. Ecco le previsioni per domani, martedì 16 febbraio. L'afflusso di aria fredda e umida dalla pianura padana determina una giornata con precipitazioni diffuse in estensione da levante verso ponente, deboli piogge lungo la costa con quota neve sopra gli 800 metri, deboli nevicate nell'interno a quote variabili tra i 400 e i 1000 metri. Venti dai quadranti settentrionali tra forte e di burrasca, 70-90 km orari con raffiche di burrasca forte oltre i 100 km orari. Le temperature previste, sulla costa 7 la minima, 11 la massima, nell'interno 2 la minima, 7 la massima. Mare, al mattino in aumento fino a generalmente molto mosso, agitato al largo e localmente anche sotto costa a ponente, dal pomeriggio nuovamente in calo fino a mosso.